Vado un po' a introdurre perché siamo qui. Beh, io sono Alice Veglio, per chi non mi conoscesse, sono ideatrice e fondatrice del programma di fitness online Bright & Fit, che promuove un'idea innovativa, diversa del fitness. Il fitness olistico è una tipologia di fitness che pone come tu ti senti al centro, perché viviamo in una quotidianità fatta di eccessi, tra chi magari vive in palestra, vive di costrizioni alimentari e non è felice, e tra chi non riesce realmente a trovare la motivazione per buttarsi nell'ambito del fitness e vive con stili di vita non salutari. Quindi il fitness olistico si pone un po' al centro, cercando di coniugare benessere psicofisico della persona in un'ottica di miglioramento fisico, interiore e mentale. Il dottor Gianmario Governato, appunto, in quanto medico chirurgo specializzato in medicina psicosomatica e omeopatia, è in grado, meglio di chiunque altro, di dare un approfondimento ancora di più su questa tematica, appunto, relativa a quello che è l'approccio olistico, quindi il benessere psichico e fisico della persona, perché sappiamo benissimo che solo se la nostra mente, la nostra salute mentale viaggia di pari passo con la salute del nostro corpo, noi ci sentiamo bene. Quindi ho deciso di preparare qualche domanda per Gianmario, che spero possa essere di interesse per tante ragazze, quindi una risposta a tanti dubbi che le ragazze qui all'ascolto hanno. Poi nell'ultima fase lasceremo spazio a domande attinenti, in modo tale che possiate chiedere voi direttamente a Gianmario un punto di vista relativo alle vostre domande. Comunque avete tutti i contatti sopra questa diretta, quindi in descrizione se la state guardando su Facebook trovate tutti i contatti, e invece se la state guardando su YouTube la trovate qui sotto. Quindi Gianmario, giungiamo a noi. Volevo farti una prima domanda introduttiva. Io ho già dimostrato più volte nelle mie dirette qual è la mia idea di salute, qual è la mia idea di benessere. Sapresti darmi una tua visione su questo punto di vista? Beh, hai già detto molto, poi usando un termine che mi è molto caro, olistico, dice un po' tutto. Partiamo proprio da lì. Intanto credo che si debba partire da una premessa importante. Tutti pensiamo che la salute sia stare bene perché non abbiamo malattie, non abbiamo sintomi, non abbiamo nessuno. Quindi se la salute è soltanto un'assenza di sintomi, ho la sensazione che sia qualcosa di molto ristretto, di molto parziale. La salute non è soltanto quello, la salute è qualcosa, è una visione estremamente più ampia che riguarda appunto la nostra unità psicosomatica, cioè ci riguarda sul piano fisico sicuramente, ci riguarda sul piano emozionale, ci riguarda sul piano psichico. E poi sempre accanto, ed è fondamentale, accanto alla parola salute dobbiamo sempre mettere la parola naturale. Cioè stare bene, benessere, ritrovare il benessere vuol dire ritrovare la propria naturalezza, la propria spontaneità. Vuol dire ricercare ciò che davvero siamo, cioè quella che è la nostra vera natura. Nel momento in cui riusciamo nella nostra vita a mettere in campo quella che è la nostra vera natura, rischiamo di stare molto molto bene. Questo è un passo fondamentale. Io, come dicevi tu giustamente, mi occupo di medicina psicosomatica e nell'approccio con i pazienti io mi occupo di psicoterapia, utilizzo anziché i farmaci normali che tutti conosciamo, utilizzo i farmaci naturali, quindi fitoterapia, omeopatia in particolare. Ma partendo da un presupposto appunto che è quello dell'unità. Noi siamo abituati a pensare, come pensa la medicina ufficiale, quella che tutti conosciamo, che abbiamo un corpo da una parte e la mente dall'altra e che siano due eventi separati, staccati. In realtà non è proprio così, lo sapevano molto bene gli antichi quando già parlavano di unità psicosomatica, di questo rapporto fondamentale tra la mente e il corpo. La medicina ufficiale purtroppo, perché è figlia di un certo modo di vedere la scienza, quindi di una certa visione scientifica molto razionale, molto tecnica, purtroppo considera il corpo come una macchina. Una macchina in cui una parte magari si rompe e noi dobbiamo in qualche modo sostituirla, vedi la chirurgia e così via. In realtà noi non siamo un corpo così, senza una propria intelligenza, senza una mente. Un corpo intelligente che sa quello che vuole, che sa che cosa fare e che quando si ammala e produce sintomi non lo fa mai a caso. Hanno sempre un senso, hanno sempre un significato che poi va ovviamente ricercato. Questo è poi il compito
dell'incontro in terapia, del ricercare il senso della malattia, perché ci siamo ammalati, perché quel sintomo ci ha condotti lì, che cosa ci sta dicendo, qual è il messaggio che in qualche modo la nostra interiorità attraverso il corpo ci vuole inviare. Non dobbiamo pensare solo all'idea, come dire, al mito della specialità. Oggi c'è un mito assoluto in cui il corpo viene fatto a pezzi e ogni specialista si occupa di una piccola parte. Credo che in futuro avremo lo specialista del ginocchio destro, del ginocchio sinistro, dell'alluce. Andremo sempre più a specializzare le parti, e che cosa succede? Che perdiamo di vista insieme, perdiamo di vista tutto. Questa è una cosa fondamentale per avere un'idea di salute olistica a 360 gradi. Fantastico, è bellissimo sentirti pronunciare queste parole, perché appunto quello che tu vai a specificare non è niente di meno quello per cui io mi batto ogni giorno. Io quello che propongo e cerco di proporre alle ragazze che seguono il programma Bright & Fit, o semplicemente le ragazze che seguono le mie dirette, è una visione un po' più completa della persona, ecco, perché troppo spesso, giustamente come dici tu, ci focalizziamo sulle singole parti del corpo. Quindi magari una ragazza si trova con dell'adipe localizzato, fa di tutto pur di combattere l'adipe localizzato, quando in realtà forse lo strumento per andare a ragionare in un'ottica di medio lungo periodo è quello di trovare strumenti, uno stile di vita che ci permetta poi di portarlo avanti nel tempo. Quindi un qualcosa che noi sentiamo parte di tutto l'insieme, quindi della mente e del nostro corpo, quindi sicuramente qualcosa di non privazionale e isolato. Sai, Alice, è quello che succede normalmente, no? La medicina ti dice che devi fare degli esami di laboratorio, ci sono tutta una serie di esami diagnostici. Il rischio è che alla fine di tutto questo percorso, in cui tu sei un numero in laboratorio, diventi poi un numero in una corsia di ospedale, non sei più un essere umano, non ti conoscono neanche per nome, e quindi tutto quello che riguarda, insomma, l'aspetto emozionale, l'aspetto, se vuoi, più profondo di te, quindi le tue sensazioni, il tuo modo di essere, il tuo stile di vita, non viene mai assolutamente considerato. Che poi invece è quello che è più strettamente in relazione con la malattia, con il disagio che tu stai provando in quel momento particolare della tua vita. Fantastico, è veramente interessantissimo. Infatti, proprio su questo argomento, dato che abbiamo visto appunto che c'è una differenza sostanziale tra medicina ufficiale e non convenzionale, volevo anche sapere un po' la tua sulla malattia e la guarigione, che in un modo un po' nell'altro creano un trait d'union con quelli che sono anche già i disagi che percepisce una persona, perché la malattia non è necessariamente appunto la manifestazione patologica, può essere un malessere, può essere il disagio con il proprio corpo, può essere la cellulite piuttosto che la ritenzione idrica, o un rapporto malato con il cibo. Tu come vedi questo argomento? Sembrerebbe strano, ma viviamo in un'epoca, in una cultura ipertecnologica. Come vedi, ci possiamo vedere, tu sei a Dubai, io in Italia, e possiamo parlare come se fossimo uno di fronte all'altro. Quindi c'è una tecnologia che avanza, spettacolare, straordinaria, che però non risolve il problema della salute. La salute in questo senso, dal punto di vista tecnologico, non l'abbiamo ancora risolto. Anzi, stranamente, in un'epoca di questo tipo ci si ammala sempre di più. Non è un caso che le patologie cronico-degenerative, pensiamo al diabete, all'ipertensione, poi al tumore, ovviamente al cancro, a tutte le patologie cardiocircolatorie, sono sempre in aumento. Per non pensare poi a tutto il disagio psichico, che io quotidianamente vedo da me in studio, quello in cui il paziente richiede un aiuto per l'ansia, piuttosto che per gli attacchi di panico, piuttosto che per la grande ombra che è caduta soprattutto in questo periodo, che è la depressione, che ci riguarda tutti proprio in funzione di quello che stiamo vivendo in questa chiusura e questo isolamento totale dal mondo. Quindi è ovvio che in quest'ottica c'è una differenza fondamentale tra quella che è la visione medica ufficiale e quella che è la visione di una medicina appunto olistica. La chiamano non convenzionale per dare un vezzo, però in realtà è la vera medicina. Io mi ricordo di un caro amico mancato tanti anni fa, che era un anatomopatologo di Milano, un certo Luigi Speciani. Aveva già negli anni 80 scritto un libro fantastico dal titolo L'uomo senza futuro. E lui parlava assolutamente, pur essendo medico classico, pur lavorando in ospedale, lavorando in anatomia patologica, quindi figurati, proprio sul corpo,
lui diceva che la medicina o è psicosomatica o non è medicina, cioè non è pensabile parlare di un altro tipo di medicina. Siamo noi che abbiamo per cultura una visione molto parziale, molto settoriale, quindi ci siamo dimenticati dell'uomo, essenzialmente di quello. È estremamente attuale perché appunto spesso ci dimentichiamo che non necessariamente una patologia deve avere una manifestazione fisica, ma spesso ci dà anche dei segnali mentali che dimostrano chiaramente all'interno della nostra vita che qualcosa va riemarginato, ricontrollato e riguardato. Bisogna avere un approccio diverso, ecco, in connessione forse più con un nostro sé interiore. Quindi secondo te, Gianmario, esatto, quale potrebbe essere un approccio terapeutico, quella che è la malattia, come l'abbiamo vista adesso noi due? Allora, intanto bisogna considerare che, è la visione un po' comune, ma la malattia è il male, cioè quel qualcosa contro cui dobbiamo combattere. Infatti abbiamo alzato e costruito un armamentario terapeutico in medicina, no? Quello farmacologico, che è pronto lì a puntare cannoni spesso contro delle formiche, nel senso che spesso si va con grandi farmaci per cercare di cancellare il più piccolo sintomo. Questo anche un po' perché noi non siamo più abituati alla sofferenza, siamo abituati a pensare che al minimo disagio, se mi viene un piccolo mal di testa, mi viene un po' d'ansia, io devo subito ricorrere alla pillola. Quella è la grande risolutrice di tutto. Certo, è una soluzione molto veloce, immediata, però succede una cosa molto strana, molto particolare, che quanto più io cancello i sintomi, quanto più cerco di combatterli, di lottarci contro, magari appunto con dei farmaci, tanto più questi sintomi, in qualche modo, che vengono cancellati, troveranno altre vie per riprodursi, per entrare in campo nella nostra vita. Quindi li cancello da un lato e si riprodurranno da un'altra parte. Una volta i pediatri, con i bambini, questo è un esempio molto semplice per comprendere quello che sto dicendo, quando il bambino presentava un eczema, magari un eczema sulla mano, quindi molto pruriginoso, la mamma disperata doveva trovare delle soluzioni perché il bambino grattava tutta la notte, ecco che a quel punto il pediatra somministrava magicamente una pomata che faceva sparire nell'immediato tutto il disturbo, che era una pomata a base di cortisone. Poi succedeva, magari a distanza di un mese, sparito il disturbo cutaneo, si presentava magari a distanza di un mese una patologia respiratoria. Andava di nuovo, la mamma riportava il bambino dal pediatra pensando che fosse una patologia diversa, di nuovo cortisone, e succedeva, nella migliore delle ipotesi, che la malattia respiratoria, magari l'asma, spariva e si ripresentava l'eczema sulla. Per dire che comunque il corpo ha un'intelligenza e se c'è un messaggio che ci deve comunicare non può mai essere soppresso, non può essere cancellato con un farmaco, perché troverà comunque una via di sfogo. E allora dobbiamo per forza avere un'altra visione, un altro approccio. Non possiamo pensare che qualcosa sparisca dal corpo, è una legge della fisica, è una legge che Einstein già aveva dichiarato tanto tempo fa, in cui tutto cambia, tutto si trasforma e nulla può sparire, nulla può essere mai cancellato, figuriamoci un sintomo con farmaco. Quindi nel corpo tutto può trasformarsi, ma trasformarsi vuol dire trovare un percorso attraverso il quale tu incontri ciò che sei, incontri te stesso, comprendi qual è il senso del disagio che stai vivendo e quindi trovi delle strade, delle alternative, delle vie terapeutiche che ti permettano di riportare in equilibrio questo disagio, senza cancellarlo, ma facendo esattamente quello che è l'opposto di ciò che ci insegnano. Ci insegnano a combattere fin da piccoli, ci insegnano a lottare, ci insegnano a fare opposizione a tutto. Noi qua dobbiamo esattamente, per guarire davvero, fare l'opposto, cioè accogliere, metterci in una condizioni in cui il disagio va accolto, va compreso e mai combattuto. Quindi basta lotte contro la cellulite, basta lotte contro, se vuoi poi un giorno ne parleremo sicuramente, basta lotte contro il sovrappeso a tutti i costi. Ci sono altri modi per interpretare tutto questo, per leggerli con altre chiavi e quindi per intervenire in modo terapeutico, in modo molto più, diciamo, più umano, più naturale e più riequilibratore da quel punto di vista.
È sicuramente un ambito vastissimo e molto interessante quello che ci proponi, quindi quello che ci stai mostrando in questa diretta sono semi preziosi di una conoscenza infinita di quello che è il vero benessere dell'uomo e sto creando veramente tantissimi legami con quello che io vedo nella mia quotidianità come operatrice del benessere, del fitness in particolare, quello che io cerco di dimostrare ogni giorno che accettarsi, quindi questo accogliere, come hai detto tu, è realmente la chiave di svolta, perché spesso, soprattutto nell'ambito del benessere e dell'estetica, cosa accade? Vediamo un inestetismo, vediamo la cellulite, vediamo quel grasso che non vuole andare via, oppure quelle forme che non vogliono comparire sul nostro corpo, noi ci accaniamo e poi il risultato è sempre l'opposto, in modo affine anche nelle disbiosi intestinali, il problema del gonfiore addominale, è un problema super ricorrente in soggetti che appunto non accettano il proprio corpo, cercano quanto più di fare diete restrittive, diete della fame, ma poi alla fine non vanno a rintracciare quelle che sono le cause. Fino a quando noi non andiamo a recuperare le cause realmente del problema, che spesso sono legate ad ambiti che noi poco spesso andiamo a valutare, che sono quelli mentali, è come se ci fosse un po' un conto in sospeso che poi il nostro corpo ci fa pagare. Quindi secondo me è realmente rivoluzionaria la visione olistica che tu da anni Sai, porti avanti con successo. Alice, quando io mi stupisco sempre, quando, e si stupiscono i pazienti, il paziente viene per raccontarmi una sua storia, per portarmi dei sintomi, dei disagi, pensando di qualcuno, che il terapeuta in quel momento possa avere la bacchetta magica e farglieli sparire quanto prima. E in genere si stupiscono quando, dopo aver ascoltato il loro racconto, tutta la serie di disagi, la serie di magari di esami di laboratorio che portano, di pacchi di esami di laboratorio, la mia domanda è sempre la stessa, cioè ma che cos'è che davvero non va? A questa domanda si stupiscono perché in genere non sanno rispondere. Il che cos'è che non va è poi invece la chiave di volta per comprendere più a fondo che cos'è che quel sintomo ci sta rappresentando in quel momento particolare della nostra vita. Qual è il messaggio del corpo? Il corpo non dobbiamo dimenticare che è un corpo intelligente, che sa che cosa fare per noi, sa dove portarci, perché c'è un qualcosa dentro di noi che è un principio innato di autoguarigione di cui noi dimentichiamo la presenza. È come una ferita, un taglio. Quando ci facciamo un taglietto, il corpo rimargina, si autocura, va bene? Se è profondo possiamo anche metterci dei punti, ma in realtà la guarigione è un qualcosa che avviene in modo spontaneo, naturale. Questo principio però non avviene solo a livello fisico. Avviene anche per le ferite psichiche, avviene per qualsiasi tipo di disagio. E questo principio di autoguarigione è ciò su cui deve puntare assolutamente qualsiasi terapeuta. Chi affronta la terapia, chi affronta una persona con un disagio, che sia fisico o psichico, deve far luce su questo, su questa capacità innata che abbiamo di guarire. Questo guaritore interno è un terapeuta interno che noi dimentichiamo. E allora ci sono delle regole che ci aiutano ad avvicinarlo, a ritrovarlo, a potenziarlo e poi ne parleremo se volete in altri incontri, approfondiremo questo argomento, perché quella è la chiave per far sì che la guarigione sia dolce, duratura e soprattutto olistica, permettetemi questo termine. È senz'altro un ambito che potremo approfondire, ecco, non diamo anticipazioni particolari io e Gianmario, ma stay tuned ragazze, adesso vedo che sono collegate in picchi di 140 persone, quindi siete tantissime, mi fa molto piacere vedere che appunto questo argomento abbia riscosso il vostro interesse perché secondo me è veramente una chiave di svolta. Io come cerco di dimostrare più volte, il successo con il fisico, col corpo, con la salute a 360 gradi non può prescindere da un approccio sul mindset, su come noi viviamo, su come ragioniamo e su come noi viviamo quelli che possono essere dei disturbi interiori che derivano dalla nostra psiche. Quindi il lavoro che si può fare può senz'altro essere quello di rinforzare anche la nostra capacità di riconoscere la nostra forza, la nostra possibilità realmente di rinascere, ottenere quello che noi desideriamo in questa vita, a volte riscoprire il proprio potenziale, per quello che una delle tante frasi che Gianmario io pronuncio sempre con le mie ragazze è vivete il vostro potenziale, perché troppo spesso ce ne dimentichiamo, andiamo quasi a crederci inferiori, incapaci di raggiungere grandi risultati e così entriamo in circoli viziosi negativi. E proprio a questo proposito, infatti, ti volevo chiedere secondo te,
te qual è l'essenza del stare bene. Io propongo una mia visione del star bene, ma mi piacerebbe vedere appunto un tuo approccio che è senz'altro ancora più specifico. Guarda, secondo me l'essenza del star bene è la prima frase che ho citato, cioè è ritrovare se stessi. Quando tu parli di potenziale, sicuramente ha lo stesso valore della propria essenza, cioè trovare ciò che siamo. Perché quanto più uno è se stesso, tanto più sviluppa in modo naturale e spontaneo il proprio potenziale. Io spesso parlo di, mi riferisco a un termine che viene usato in religione, ma che non ha nessun ambito, non ha nessuna valenza religiosa in realtà, e che è l'anima. L'anima è quel qualcosa, quel soffio vitale, quel qualcosa che ci anima, che è presente in ogni essere, è presente nell'universo. Ora, quest'anima è la nostra guida interiore. Trovare il proprio potenziale significa mettere in campo la nostra anima, far sì che lei possa avere spazio nella nostra vita, campo nella nostra vita, e ci possa guidare al meglio verso ciò che ci serve. Perché in realtà tutto ciò che ci appartiene è già dentro di noi, solo che non lo vediamo. Perché? Perché siamo troppa testa, siamo troppo spinti alla ragione, dal pensiero, siamo troppo occupati dai pensieri. E se la nostra interiorità è piena, intasata di pensieri, di ragionamenti, di spiegazioni, di perché, ecco che allora l'anima si stanca. L'anima stanca non ci porta da nessuna parte, cioè perde di vista il proprio percorso, la propria strada. È come se avessimo un navigatore interno, se lo oscuriamo coi pensieri non sappiamo più dove andare e noi ci ammaliamo, stiamo male ogni volta che perdiamo di vista la nostra strada. Questo è, secondo me, l'essenza principale. Quindi quando ci perdiamo di vista, volersi bene in fondo vuol dire quello, no? Ed è fondamentale l'attività che tu fai attraverso il corpo, perché il corpo, in qualche modo, fare attività fisica vuol dire intanto riconoscersi in una forma, percepirsi, percepire le proprie sensazioni, sentire, imparare a sentire il proprio corpo è fondamentale. Mentre noi siamo, come dicevo prima, spinti sempre solo dalla testa, ragioniamo troppo sulle cose, pensiamo troppo. Stare invece in un'attività fisica significa essere molto presenti a se stessi, venir meno coi pensieri, perché la presenza del corpo è quella che prende piede ed è la cosa che conta di più, stare nelle azioni. Non tanto pensare quanto fare, vivere l'azione. Questo è sicuramente molto importante e significativo, ecco quello che molte ragazze già iscritte al mio programma completo fanno, è un'azione di isolamento, spesso questo lo sanno le ragazze iscritte al programma completo, quando iniziamo una sessione live io dico chiudiamoci nella nostra bolla, questo perché appunto come tu dici secondo me è un ambito fondamentale, la nostra capacità di isolarci da tanti problemi che arrivano, saperli accogliere ma saperci creare anche dei nostri spazi, una nostra bolla felice, la nostra quotidianità, secondo me ci aiuta anche a respirare, lasciare andare molto di più quelli che possono essere dei fattori che portano a stress, portano a vivere meno piacevolmente la vita. E allo stesso modo ho trovato molto significativo quello che hai detto, quindi il vivere il nostro potenziale è un non negarci nulla, quindi in maniera contraria a quanto spesso noi siamo soggetti a pensare, quindi che per raggiungere grandi risultati dobbiamo per forza privarci di tutto. In realtà non è così, è per quello che io dico che il fitness olistico è uno stile di vita senza ossessioni e grazie a questo riesci a farti vivere il tuo potenziale, perché se noi ci costringiamo con una dieta della fame, se ci costringiamo a passare ore e ore in palestra, che poi dopo tutto hanno delle ripercussioni dal punto di vista psichico, perché stiamo distanti dalla nostra famiglia, magari dobbiamo perdere tanto tempo negli spostamenti, ecco, questo non aiuta. Per quello che appunto io nel fitness olistico in modo laterale ho cercato di affrontare quello che tu stai esprimendo in questa diretta, ovvero uno stile di vita che sia quanto più possibile vicino a quelle che sono le passioni delle persone, senza portarle troppo distanti in stili di vita che possono rischiare di divenire ossessivi, ecco, quindi non so come vedi tu. L'idea dello sforzo di cui parlavi è un'idea controterapeutica, non è un'idea naturale. Se tu pensi che in realtà il corpo, miliardi di funzioni, miliardi di cellule, organi, apparati, tutto si muove con naturalezza e spontaneità senza sforzo. I capelli crescono senza sforzo, le unghie crescono senza sforzo. Allora, se noi pensiamo questo, dobbiamo pensare che noi possiamo arrivare ad ottenere degli obiettivi, dei risultati, con il minor sforzo possibile. Quando è l'anima ad entrare in campo, quando è il nostro potenziale, quando è il nostro talento innato ad entrare in gioco.
perché altrimenti se solo testa lì avremo sempre degli sforzi alla base di tutto, alla base dei nostri risultati, e gli sforzi spesso producono malattia, producono disagio, non fanno bene. Chiarissimo. Quindi come ti sentiresti, cosa consiglieresti alle ragazze qui all'ascolto in merito al loro benessere? Come possono coniugare il fitness, in questo caso il fitness olistico, se sono qui è perché mi stanno seguendo come contenuti. Quindi che visione hai in merito al connubio che ci può essere tra il fitness olistico che promuovo io con la tua visione di benessere? Sempre ammesso che ci sia, ecco, sono accettate critiche. Certo, è comunque un viaggio, è un percorso che si fa, ma è un viaggio non fuori di sé, all'interno di se stessi, col proprio corpo e con tutti i nostri, i nostri strati, fisico, emozionale, mentale. Qualsiasi cosa noi facciamo non è mai coinvolta solo una parte, come si pensa. Così come quando abbiamo un sintomo fisico, non c'è mai solo quello, c'è sempre qualcosa di correlato che riguarda la nostra emotività, il nostro mondo emozionale. Quindi un viaggio di questo tipo, che è un viaggio all'interno di se stessi, è secondo me il viaggio essenziale per produrre benessere, per ritrovare il proprio benessere. Quindi se io non amo tanto dare consigli, però in realtà se vuole essere un consiglio è quello di ritrovare questa parte di sé nascosta, che è la vera via per arrivare alla consapevolezza. La consapevolezza è un grande farmaco, forse credo sia il farmaco più potente che abbiamo. Cioè fare coscienza attraverso di sé, attraverso il corpo, attraverso l'esercizio, che è presenza, questo è un grande passo avanti verso la propria salute. Chiaro. Chiarissimo, grazie appunto per questo tuo punto, questa tua visione che senz'altro può aiutare, può dare un contributo a tante ragazze all'ascolto che magari fino ad oggi pensavano che il fitness fosse solo costrizione, palestra, ma in realtà ci sono ambiti del fitness come il fitness olistico che permettono di avere un più ampio respiro, quindi un respiro anche su quelle che sono le nostre emozioni, la nostra crescita personale, la riscoperta del nostro potenziale. Ed ecco perché io e Gianmario siamo qui oggi coniugando quella che è una visione comune ed insieme di benessere fisico, ma soprattutto mentale. Dato che vedo tante persone all'ascolto, io anticipo già che avrete modo di rivederci, me e Gianmario, perché c'è un work in progress, però naturalmente non svegliamo nulla. A brevissimo avrete delle novità. Vado a vedere magari quali sono le domande un po' più salienti, importanti. Andiamo a rispondere a qualche domanda, se sei d'accordo, Gianmario, e poi salutiamo tutti quanti. Allora, andiamo a vedere, vado in ordine cronologico, così vado a vedere le prime domande. Siamo in tantissimi. Allora, andiamo a vedere, oltre ai saluti iniziali. Allora, grazie ragazze, grazie per i vostri commenti, vedo un sacco di complimenti, un sacco di saluti, quindi grazie mille ragazze per le vostre bellissime parole. Ok, andiamo a cercare le prime domande. Andiamo a vedere una domanda. Andiamo a una domanda di Maria che chiede: dottore, cosa ne pensa del digiuno terapeutico come cura? Quindi forse in questo ambito, dando più l'aspetto psicologico in questo caso, che si può trattare. Cara Maria, il digiuno da sempre, fin dagli antichi, è sempre stato considerato. Da sempre è un processo terapeutico. Certo, come dicevamo prima, non deve diventare uno sforzo. Non deve diventare un dovere, ma deve diventare un piacere come qualsiasi altro processo terapeutico. Se ci atteniamo a questa piccolissima regola, che è quella del piacere nel fare le cose, allora otteniamo dei grandi risultati. Perché quando inizia il senso del dovere, della costrizione, dello sforzo, lì cominciano i guai. Perché il corpo e in particolare la nostra anima non è mai d'accordo nel fare sforzi. Però il digiuno, assolutamente, col digiuno sono d'accordo. Può essere utile anche soltanto una mezza giornata alla settimana, un giorno ogni due settimane, ogni tanto, perché serve non solo, come si pensa, a depurare il corpo. Il digiuno gli antichi lo consideravano come un grande depuratore della mente, perché nel momento in cui io non immetto nel corpo materia che è cibo,
io in quel momento mi alleggerisco e alleggerisco anche i pensieri. Poi si sa oggi sempre di più che l'intestino è il nostro secondo cervello, quindi se non lo appesantiamo di materia, nello stesso momento facciamo un grande piacere al nostro cervello, al nostro mentale, al nostro emozionale, perché si alleggerisce, si libera da tutto ciò che è inutile. Quindi digiunare significa depurarsi psichicamente e fisicamente. Un bellissimo, importantissimo punto di vista, perché appunto anche col fitness si sente spesso parlare di digiuno intermittente, giornate di digiuno, giornate detox, e c'è quasi un abuso della necessità di queste giornate, di questi rituali. E adoro appunto pronunciare parole come pronunci tu, Gianmario, che appunto tutto deve nascere da un nostro sentirci bene, nulla deve essere una costrizione, ed è quello che consiglio anch'io, al di là della validità o meno di quello che può essere un digiuno intermittente piuttosto che una giornata detox. Riuscire a distaccarsi con la mente da quello che può essere un rapporto morboso col cibo senz'altro può essere d'aiuto. Molte volte quando ci priviamo di quello che può essere un'abitudine, quindi quella del pasto, la convivialità del pasto, ci porta a un'azione introspettiva. Naturalmente questo deve essere un rituale controllato che ci porta a star bene con noi stesse, che non porta appunto insurrezione di stress ulteriori, ma senz'altro deve essere una pratica che, coniugata a una pratica, a uno stile di vita ricco di fitness, completa e sana nutrizione, può aiutarci ad andare oltre e raggiungere livelli, appunto come da te mostrati, ancora più ampi. Quindi è un bel punto di vista, direi. Qui abbiamo un'altra domanda di Stefanie. Dottore, ha qualche suggerimento per gestire gli sgarri dal punto di vista psicologico, quindi gli sgarri alimentari? Quindi il cibo è un grande argomento questa sera. Grande domanda, grande argomento, ci sarebbe da parlare per ore. Intanto, boh, il termine sgarro mi piace perché io amo gli sgarri in tutti i sensi, cioè noi siamo abituati a pensare che se perseguiamo il bene, la salute, dobbiamo andare a perseguire un cammino a senso unico, cioè fare tutto bene, essere perfetti in tutto. Dobbiamo pensare invece che l'idea di perfezione è estremamente tossica, non è la cosa che l'anima ama di più. La nostra interiorità non ama che siamo perfetti, ama una cosa fondamentale, il completamento. Completamento vuol dire che noi possiamo sgarrare e possiamo stare anche alle regole, cioè dobbiamo far sì che le regole e lo sgarro convivano insieme, facciano amicizia tra loro. Quindi quando sgarriamo, se capita, perché ci sentiamo di sgarrare, intanto non ci dobbiamo colpevolizzare, ma dobbiamo farlo in totale leggerezza e dobbiamo trarre il massimo del piacere da quello sgarro, se no diventa un casino. Se noi ci colpevolizziamo e cominciamo a condannare continuamente tutti i giorni il fatto che in quel momento non siamo riusciti a seguire la dieta, ecco adesso ho mangiato un chilo di cioccolato in più, ecco adesso chissà che cosa succederà al mio corpo e alla mia linea, beh, io mi faccio del male in quel senso, mi faccio del male coi pensieri, non per il fatto che ho sgarrato, perché se invece acconsentissi, accettassi, accogliessi il mio sgarro come un momento di piacevolezza, sicuramente ne avrò anche sempre meno bisogno. Io, ad esempio, consiglio spesso a chi mi viene a raccontare che abusa di cioccolato, ad esempio, dico: ma perché non te lo godi quello che mangi, che ti senti di mangiare, ma con calma, cioè prendendoti del tempo, cioè gustalo, assaporalo, annusalo, non ti ingurgitare di cioccolato, non è quello il punto, ma devi assaporarlo e trarre da quel pezzo di cioccolato il massimo del piacere. Allora le cose cambiano perché l'anima è felice e se l'anima è felice, sai che cosa succede? Mette in atto quel principio dimagrante, naturale, spontaneo che è presente in ognuno di noi e allora le cose cambiano davvero. Grandissima risposta che credo che possa aiutare tantissime ragazze, perché appunto nella mia realtà ho modo ogni giorno di incrociare domande simili, perché appunto il rapporto col cibo è un elemento imprescindibile della nostra vita e rischia di diventare un elemento negativo che ci porta appunto ad elementi stressogeni ogni qualvolta in cui lo viviamo nel modo sbagliato. Dal punto di vista mio, in modo tale da aggiungere una visione differente e affine a quella di Gianmario, posso dire che anch'io, quando parlo di fitness olistico, mio programma, quando mi viene chiesto: Alice, sono contemplati gli sgarri?
Io dico sempre che lo sgarro è parte integrante del percorso. Fino all'ultima diretta, una ragazza appunto live mi ha detto: Alice, oddio, ho sgarrato. E quello che io dico sempre, a differenza di molti trainer, hai fatto bene perché lo sgarro è Brava. fisiologico, fa bene. Dal momento in cui noi iniziamo a sentirci in una situazione di privazione, prevale quel senso di rivalsa che prima o poi ricadrà in abitudini sbagliate, ossessive, quindi tutto quello che non è un'ossessione, ma un piacere che noi ci dedichiamo con la presenza mentale, che è la pratica che io cerco, insomma, un punto di divulgare anche con un banale movimento di fitness, secondo me è la vera rivoluzione, perché il percorso di fitness non è quella settimana prima di andare al mare in cui facciamo la dieta, facciamo l'attività fisica, ma è uno stile di vita che ci porta sulla retta via della salute fisica e mentale. Quindi l'equilibrio per me è una sinusoide, quindi è fatta dello sgarro, come è fatta del momento in cui mangiamo un po' meno, Esatto, seguendo il nostro esatto. istinto e quella che è la nostra consapevolezza mentale. Quindi ecco, mi trovo estremamente in linea con quello che ha detto Gianmario e credo che queste due visioni possano aiutare molto le ragazze all'ascolto a trovare un equilibrio e allo stesso tempo risultati, perché è Sai, giusto così. Alice, il nostro cervello ama due cose essenzialmente. Ama che noi siamo presenti, la nostra presenza, e con gli esercizi fisici questo ci facilita. E ama il piacere. Noi nasciamo da un atto di piacere, non da un atto di sofferenza. Quindi per tutta la vita questo piacere lo dobbiamo ricercare, non lo dobbiamo escludere dalla nostra vita e soprattutto non devono nascere con i sensi di colpa. Quello è importantissimo. Fitness deve diventare uno stile di vita, ma perché diventa un piacere per noi, diventa una riscoperta per noi stesse di avere uno spazio, diventa una riscoperta di un ambito che prima associavamo magari a delle condotte privazionali. Vado a vedere se c'è qualche altra domanda, poi andiamo in chiusura. Ecco, vedo che ci sono tante domande. Ok. Vado a cercarne una magari un po' più significativa. Ok, relativamente al sonno, Stella chiede: qualche indicazione per un buon sonno? Io non dormo bene da quando sono entrata in menopausa e questo si ripercuote poi sull'umore e sul mangiare di più durante il giorno. Grazie mille. Beh, intanto bisogna pensare che dormire vuol dire abbandonarsi, vuol dire avere una grande capacità di lasciarsi andare. Quando finché noi siamo troppo vigili, quindi sono troppo presenti i pensieri, le preoccupazioni, il che cosa ho fatto tutto lungo la giornata passata, che cosa sarà di domani, che cosa dovrò fare. Cioè, quando noi non siamo lì con noi stessi, presenti, abbiamo la testa piena di passato e di futuro, beh, il sonno certamente faticherà ad arrivare. Quindi questa estrema vigilanza dovuta ad un io sempre che deve controllare tutto e che quindi diventa incapace di mollare, di lasciare andare, questo impedisce un buon sonno ristoratore. Il sonno è davvero abbandonarsi nelle braccia di Morfeo, come i bambini in genere dormono perché non hanno una mente razionale ancora così sviluppata. Per cui quando dormono, dormono e dormono di un sonno talmente ristoratore che hanno proprio la facciotta beata, cosa che dovremmo avere anche noi adulti perché ci appartiene un buon sonno, non è che il guaio è che questa cultura troppo della ragione ci spinge ad allontanarci dalla naturalezza di un evento come quello del sonno che invece ci appartiene. Il sonno poi è legato al buio e noi abbiamo essenzialmente paura del buio, spesso da quando nasciamo. Quindi abbandonarsi al buio, spesso la gente ha bisogno della lucina accesa, ha bisogno di una presenza, ha bisogno di non dormire da soli. Questi timori legati al buio, all'idea del vuoto, della solitudine, fanno parte dell'essere umano, ma sono quegli aspetti che vanno trasformati, che vanno cambiati perché il sonno arrivi in modo naturale. Guai a costringerci a dormire attraverso un farmaco, uno psicofarmaco, un sonnifero. Sarebbe un sonno indotto, magari anche privo di sogni, cioè di quel linguaggio dell'anima che durante il sonno affiora e ci fa capire molte cose di noi, e quindi sarebbe un falso sonno, un qualcosa che non ci appartiene, che ci fa solo male.
quello che poi ci sono altre strade terapeutiche, ovviamente naturali, si possono usare rimedi naturali per dormire, ci sono un sacco di approcci senza arrivare subito allo psicofarmaco. Bello, è un'alternativa senz'altro molto utile, perché ci fa capire che non c'è sempre come soluzione il farmaco, che talvolta, appunto, come abbiamo visto con le domande precedenti, può essere anche un effetto placebo, perché realmente non va a puntare sulle cause. Ma quello che dici, Gianmario, va ancora a ricalcare l'aspetto di connessione fisica e mentale. Quando noi vogliamo rilassare il corpo, dobbiamo prima rilassare la mente. Come? Con una pratica sana del qui e ora. E questa è una ragione per la quale vado ad aggiungere una dinamica che c'è all'interno degli esercizi in Bright and Fit, che è quella del rilassamento mentale prima delle pratiche di stretching. Io attuo delle pratiche di stretching molto diverse, perché prima andiamo a rilassare la mente, ci andiamo ad isolare, ci andiamo a mettere all'interno di una bolla, naturalmente in senso figurato, in cui cerchiamo di lasciar scorrere in un torrente quelli che sono i pensieri che arrivano, li accogliamo e ci dedichiamo poi a una pratica focalizzando la nostra mente sul movimento, sul nostro respiro, sul nostro benessere, perché è inutile nel fitness, come nella vita quotidiana, cercare di rilassare il corpo quando poi le redini le tiene la nostra mente. Quindi anche questa pratica la ritrovate all'interno del mio programma, e ecco quello che è andato a dire Gianmario in modo estremamente preciso, è quello che avviene nelle mie pratiche di stretching. Bisogna saper lasciare andare la mente per poi avere risultati fisici e non viceversa. Non è che se continuiamo con la pratica di stretching a distendere i muscoli, poi siamo lì che pensiamo a quello che è successo prima, il problema che avremo dopo, non riusciremo mai a ottenere risultati e duraturi. Quindi questa è un'altra dinamica che appunto collega entrambi i nostri ambiti. Io, Gianmario, ti ringrazio tantissimo, il tempo è volato in tua compagnia, ho visto che ci sono altre domande, però ecco quello che vi dico, ragazze, non è che è un addio, nel senso che Gianmario tornerà qui sui nostri canali. Se volete contattarlo privatamente a livello professionale, vi ho lasciato i suoi contatti qui sopra, se state guardando la diretta su Facebook, quindi avete la sua email, i suoi contatti privati, se volete appunto una consulenza privata, andare avanti con il percorso appunto legato alla medicina psicosomatica e all'omeopatia, e i contatti sono qui sotto invece se guardate la diretta su YouTube. Comunque rimanete sintonizzate, perché avremo modo di ripresentarci insieme su questi canali per offrirvi ancora una volta una visione alternativa del benessere a 360 gradi, in cui mente e corpo sono una cosa sola. Quindi io, Gianmario, ti ringrazio tantissimo per la tua presenza. Un grazie a te, un caro saluto a tutte voi, grazie ancora Alice, alla prossima. Grazie Gianmario, a presto. Ok ragazze, allora lascio che Gianmario si disconnetta e torniamo noi a schermo intero. Sono veramente contenta di avervi viste così numerose durante questa live, era una live a cui tenevo tantissimo, poi come sapete appunto io amo unire la medicina, quindi le conoscenze più approfondite di medicina, a quello che è il mio ambito, che è l'ambito del fitness, che però tutto sommato pone le sue radici su una consapevolezza medica. Ho voluto chiamare qui in causa questo grandissimo professionista, che oltre ad essere un grande professionista è una persona che rispetto molto, è conosciuto in tutto il mondo per la sua grande conoscenza, per tantissime conferenze che ha fatto su questo argomento. Ci sarà una novità all'interno del programma completo molto a breve, che vi permetterà appunto di mettere in pratica direttamente delle competenze per sviluppare al meglio il vostro mindset, una mentalità vincente per realmente vivere bene. Avete visto in questa live, o con queste brevi domande appunto che ci siamo scambiati io e Gianmario, come quello che propone il fitness olistico sia una realtà totalmente innovativa, che è in grado realmente di trovare delle soluzioni. Spesso ci troviamo davanti a percorsi che noi pensiamo standardizzati, quindi sento ragazze che mi contattano e mi dicono: Alice, ho il fisico ginoide, mi hanno detto di assumere tot chilocalorie, tot macros e di fare tot esercizi. In realtà avete visto che nel fitness e in Bright and Fit non è così, perché comunque è una realtà estremamente appagante. Io sono la prima che vi propongo sempre un'alternativa
con delle ricette fit piuttosto che con un piano flessibile, con la comodità di fare il fitness a casa vostra. Secondo me la quarantena, oltre agli aspetti super negativi che ha portato secondo me in tante ragazze una consapevolezza nuova, ovvero la capacità realmente di poter gestire il fitness, includerlo nella nostra vita e non diventare vittima del fitness. Sono in contatto ogni giorno, ragazze, con tante donne che mi contattano e mi dicono: Alice, io non ne posso più di andare in palestra oppure guardare l'orologio quando sono al lavoro e sapere che, come ho finito il lavoro, ho ancora un'ora di palestra prima di tornare a casa. Oppure il fatto di dovermi pesare tutti i macros, farmi il conteggio dei carboidrati, il conteggio dei grassi. Perché questo non esiste in Bright & Fit? Non esiste perché non rema a favore del vostro benessere psicologico. Quindi in Bright & Fit cosa andiamo a fare? Andiamo a unire quelli che sono dei concetti scientifici legati al dimagrimento, legati alla corretta forma fisica, ad approcci olistici di benessere mentale. Perché è inutile che voi andiate ad attuare i primi, quindi un perfetto calcolo dei macros, una perfetta attività fisica, i pesi, le macchine, la scheda fatta dal trainer, quando poi la vostra mente non sta bene, si sente costretta a fare un qualcosa che non è naturale. La nostra vita è fatta di tantissimi aspetti, quindi io sono la prima ad essermi tirata fuori un po' dall'ambito palestra, pesi, ossessione, macros, per proporvi uno stile di vita totalmente nuovo, perché Bright & Fit non è un percorso, è uno stile di vita, è una riscoperta del vostro potenziale e riscoprire quanto lontano potete andare semplicemente se il piano non vi porta dentro un'ossessione. Quindi spero che appunto questo discorso vi abbia un po' aiutato a capire realmente che c'è una prospettiva diversa del fitness, che con il fitness olistico, con Bright & Fit, sta prendendo sempre più piede e io sto cercando di divulgare quanto più questo concetto. Quindi ragazze, mi raccomando, vedo che ci sono tantissime domande, quindi avrete modo senz'altro di approfondire questi argomenti, quindi rimanete sintonizzate, stiamo preparando qualcosa di grandioso io e Gianmario, quindi lo ringrazio ancora una volta anche se non è più collegato, perché realmente il suo contributo è un fiore all'occhiello del programma completo di Bright & Fit. Quindi se non fate ancora parte del programma completo, ragazze, il mio consiglio è: unitevi. Il programma completo di Bright & Fit sta trasformando di settimana in settimana, è uscito il protocollo HIIT che vi permette appunto in 20 minuti di attività fisica, corpo libero, direttamente a casa vostra, a ritmo di musica, quindi rilassandovi, di smaltire fino a 500 kcal. Domenica esce, ovvero fra due giorni, solo due giorni, esce la Bikini Challenge, quindi il protocollo intensivo che vi permette in 21 giorni di andare a attuare un piano detox e un piano tonificante per il vostro corpo intensivo per ottenere il massimo dei risultati in 20 giorni, sempre appunto con i presupposti del fitness olistico, quindi non sto qui a dirvi che non si tratta del solito protocollo di fitness proposto in palestra. E più, fra qualche giorno andremo a riparlare di un'altra grandissima novità con Gianmario, quindi una nuova sezione all'interno di Bright & Fit. Il link al mio programma completo è sopra questa diretta, se la state guardando su Facebook, oppure qui sotto se la state guardando su YouTube. Se volete avere informazioni, volete raccontarmi la vostra storia, io sono a vostra disposizione, ragazze. Quindi info@aliceveglio.com è la mia mail di riferimento, che vi permette appunto di avere un'interfaccia diretta. Non si tratta della classica app di fitness, ok? Quindi non è il classico piano di fitness, non è tantomeno l'app di fitness che trovate online, poi siete dei numeri, scrivete al supporto e c'è scritto risposta in 5-7 giorni lavorativi. Noi siamo qui, io ci metto la faccia quotidianamente perché è un percorso in cui credo, è la mia missione di vita più che il mio lavoro, quindi il fitness olistico è stato l'agente scatenante della mia rinascita. Chi mi conosce, chi mi ha seguito già in altre dirette lo sa, io sono partita non da una buona base. Quindi per quanto magari chi non mi conosce può pensare, quindi dice: beh, ma lei parte da una buona base, c'è una buona genetica, è magra di natura, bla 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 bla. In realtà abbiamo capito da questa diretta che il benessere non si costruisce così, il benessere deve nascere da un equilibrio ritrovato dentro, ok? Quindi nasce su più piani. Io sono partita con una colonna vertebrale con un serio problema, quindi io ero destinata, oltre a un approccio mentale totalmente sbagliato nei confronti della vita, a comunque a una vita sedentaria. Quindi sono riuscita a rivoluzionare la mia vita con questo tipo di approccio, rivoluzionare il mio approccio con il cibo. Ovvio, non sono
dinamiche facili, però appunto se prima pensavo che il fitness fosse la dieta prevente e svilente, quello che io propongo all'interno del mio programma è diventato il mio stile di vita che mi rende felice, equilibrata ogni giorno, quindi cerco di divulgarlo con quante più donne possibili. Naturalmente tutto quello che io propongo, oltre a essere io 100% certificata per farlo, quindi le mie certificazioni all'American College of Sport Medicine, quindi in medicina dello sport, come operatrice di scienze olistiche e appunto naturalmente come personal trainer, mi permettono, mi consentono già di dare questo tipo di consigli, questo tipo di approccio. Io ho voluto dare a Bright & Fit un valore in più, ovvero una certificazione medica. Quindi Bright & Fit, oltre appunto a quella che è frutto della mia esperienza di anni di studio, di mio continuo studio nel settore, perché nessuno è mai arrivato, quindi io amo, adoro confrontarmi con professionisti come Gianmario, è stato portato ai massimi livelli appunto con una certificazione medica. Quindi se vi affidate a Bright & Fit, comunque vi affidate sia alla sottoscritta, ma anche alla certificazione medica di persone che ancora da più anni rispetto a me sono nella materia, ok? Quindi questo ci tengo sempre a ribadirlo. Ok, allora ragazze, ci tengo a andare in chiusura, però anticipando quello che sarà il programma della nuova settimana. Questa volta non ho le slide perché appunto sono andata in condivisione schermo con Gianmario, quindi non ho le slide, però andrò ad elencarvi brevemente quali sono i prossimi appuntamenti, così ve li potete appuntare prima di salutarci. Poi naturalmente troverete il programma, come di consuetudine, pubblicato all'interno del gruppo Bright & Fit Community. Per tutte le ragazze all'ascolto che non fanno ancora parte di Bright & Fit Community, che è una favolosa community, un gruppo Facebook in cui donne che fanno parte del mio programma e donne anche che non ne fanno parte condividono gli ideali di vivere il nostro potenziale senza privarci di nulla. Siamo donne, meritiamo il meglio da questa vita, quindi cerchiamo di motivarci a vicenda in un'isola felice fatta di motivazione, nozioni utile e tanta, tanta felicità e positività, che in questo momento più che mai è molto importante. Quindi troverete lì tutti i dettagli della programmazione Bright & Fit. La programmazione Bright & Fit, per chi non lo sapesse, è suddivisa in due tipologie di eventi. Ci sono gli eventi elite e gli eventi open. Qual è la differenza? Gli eventi elite sono riservati a chi fa parte del programma completo. Chi fa parte del programma completo ha sempre accesso a tutti i contenuti presenti e futuri. Per questo che appunto vi dicevo, se non fate parte del programma completo, iscrivetevi perché gratuitamente avrete la Bikini Challenge da domenica, avrete tutti i protocolli passati intensivi, quindi il protocollo per i glutei, il protocollo per l'addome, il protocollo per risvegliare il metabolismo, naturalmente la nostra assistenza 24 ore su 24 e più quello che saranno i prossimi prodotti che compariranno su Bright & Fit. Quindi è un universo al femminile a 360 gradi che vi permette di avere veramente tantissima qualità e quantità di contenuti. Quindi con il programma completo accedete anche a queste live, che sono delle live elite, che sono private, vengono trasmesse sia all'interno della mia app, che è appunto disponibile sia per Android che per iPhone, quindi per entrambi i casi avete anche la versione app e mi vedete live. Adesso andiamo a vedere quali sono gli eventi elite, poi ci sono anche gli eventi open, ovvero gli eventi aperti, che appunto a scopo pienamente gratuito decido di condividere perché il fitness è la mia grande passione, il fitness olistico è la mia missione, ci tengo a condividerlo, divulgarlo con quante più persone possibili, quindi cerco di essere presente anche a livello pubblico in modo tale che anche chi non fa parte del mio programma possa cogliere dei semini di quello che io vado a divulgare, di quello che io faccio, in modo tale che possa sapere esattamente cosa avviene all'interno di Bright & Fit. Allora, prossimo appuntamento ragazze, quindi io sto per salutarvi, ma in realtà ci vediamo tra poco, quindi domani mattina alle 10 vi aspetto per un energico risveglio con una lezione gag. L'avevo fatta un mesetto fa, poi è scomparsa la lezione gag e ho detto perché non reintrodurla? Quindi una lezione intensiva di tonificazione, quindi è un sostitutivo perfetto delle vostre giornate di tonificazione per gambe, addominali e glutei. Quindi andiamo a lavorare su Brazilian Butt, tartaruga reclutata e gambe sottili, quindi a scapito del quadricipite, naturalmente il concetto è sempre uno, quindi l'obiettivo di bellezza è sempre lo stesso in Bright & Fit, gambe sottili, gluteo alto e addome scolpito. Ecco, tutto questo cercheremo di raggiungerlo con un unico circuito, direi bello tosto. L'ho già preparato, quindi siete
Siate pronti domani mattina col vostro tappetino, la vostra bottiglietta d'acqua, nessun altro attrezzo, perché in Brighton Fit non servono attrezzi, basta allenarsi comodamente da casa vostra. Chi fa parte del programma completo può vedere sempre tutti i replay, quindi se al mattino, magari alle 10, lavorate, non avete modo di collegarvi, niente paura, perché rimarrà salvato nella sezione live del mio programma, in cui trovate anche tutte le live precedenti. Appuntamento successivo invece è un appuntamento open, quindi aperto per tutte le super donne che mi seguono. Quindi ci vediamo domenica 17, che è una data molto importante, e adesso vi vado a dire perché, per un allenamento live a tema. Qual è il tema? È il bikini body. Quindi domenica andremo a fare un allenamento live che per l'appunto si chiama Bikini Challenge Special Workout. Quindi vi darò un assaggio di quello che sarà la Bikini Challenge 2.0. All'interno del mio programma completo c'è già la Bikini Challenge, ovvero un protocollo intensivo, come vi dicevo prima, che in 21 giorni tira fuori il massimo dal vostro corpo. Quindi andiamo a lavorare ai massimi livelli in termini di definizione corporea, andiamo a eliminare le adiposità localizzate se ci sono, e andiamo a scolpire il nostro corpo, quindi lavorando sull'ideale di proporzioni fisiche che tutte le donne ricercano, quindi gambe sottili, gluteo alto e addome scolpito, naturalmente anche dei vantaggi dal punto di vista posturale. Tutto questo incluso in un piano di 21 giorni. Questo piano è stato rinnovato, ok? Quindi il piano che è uscito esattamente un anno fa è stato rinnovato e migliorato, e non vi voglio svelare nulla, però ci sono tantissime migliorie dal punto di vista del come viene proposto l'allenamento. Sarà estremamente accattivante, ragazze, non avrete più scuse per non allenarvi, perché sarà divertentissimo, questo ve lo assicuro. Anche i consigli nutrizionali sono stati leggermente modificati in meglio, è sempre un approccio detox dimagrante o comunque appunto depurativo nei casi in cui anche non dobbiate dimagrire o perdere del peso. Più ci saranno le tips, quindi i consigli giornalieri a tema. Ogni giornata ha un tema nella Bikini Challenge, c'è la giornata dedicata appunto al detox gambe, la giornata dedicata alla pancia piatta, quindi avete a 360 gradi un approccio su quel tema. Questo per 21 giorni all'interno della Bikini Challenge 2.0. Alta novità, molto importante, la lista della spesa. Quindi avrete a vostra disposizione la vostra lista della spesa per sapere esattamente quali sono i migliori alimenti, come combinarli tra loro appunto per attuare una vera e propria detox di 21 giorni. Quindi mi raccomando, ragazze, se siete interessate ad avere la Bikini Challenge 2.0, scrivete a info@liceveglio.com oppure cliccate sul link qui sopra al programma completo se state guardando la diretta su Facebook, oppure qui sotto se state guardando la diretta su YouTube. È una bomba, ragazze, è veramente una bomba la Bikini Challenge 2.0. Quindi domenica faremo un workout che sarà un assaggio di quello che avverrà all'interno del programma completo, e poi ci buttiamo tutte quante a capofitto a iniziare appunto questo nuovo protocollo per la prova bikini, perché che ci sia o meno la prova bikini è bello avere un fisico in cui noi ci sentiamo bene. Quindi domenica giornata dedicata al bikini body, quindi che sia bello, brutto, fisichino in bikini, e ci alleniamo insieme. Questo naturalmente pubblico, quindi sulla mia fanpage di Facebook. Ci vediamo poi lunedì alle 18 con un appuntamento che ormai è diventato un rituale, un appuntamento elite che è la mentorship call. Lo vado a spiegare per le ragazze che appunto magari non fanno parte del programma completo, non sanno che cos'è. La mentorship call è un'ora che io dedico pienamente a tutte le ragazze iscritte al mio programma completo per delle consulenze private. Quindi io mi collego live all'interno del gruppo Brighton Fit Community e rispondo a tutte le vostre domande specifiche. Quindi tutte le domande relative al programma completo, su come valutare i risultati, su come attuare magari un approccio specifico, ottengono risposta all'interno di questa mentorship call. Quindi ancora una volta ribadisco che non siete abbandonate a voi stesse. Quando iniziate il mio programma avete Alice che vi tiene la mano in ogni singolo istante, quindi mi vedete live lunedì pronta a risolvere qualsiasi problema, incoraggiarvi se ne avete bisogno e congratularmi con voi se appunto mi date degli ottimi feedback come mi state dando. Io cerco di condividere alcuni dei tanti messaggi bellissimi, favolosi, che mi state mandando appunto di risultati, ragazze, incredibili, trasformazioni interiori, esteriori,
migliori pazzesche. Se volete appunto vedere di più in merito ai risultati delle super donne che mi seguono, che si sono affidate al fitness olistico, trovate all'interno di www.fitness.aliceveglio.com la sezione testimonianze in cui, che dire, pullula la felicità e il successo al femminile. Prossimo step è martedì 19, quindi dopo la mentorship call di lunedì c'è un altro evento elite martedì, ovvero una challenge un po' strana. Avete visto la water bottle challenge, la wall challenge, quindi vi ho dimostrato come alla fine non servano costosissimi attrezzi da palestra in cui bisogna fare mutui per comprarsi queste apparecchiature. Non serve niente. Con Alice per allenarsi e scolpire il corpo basta una bottiglietta, un muro, e questa settimana bastano dei calzini. Quindi prendete dei bei calzini e un bel pavimento un po' scivoloso e vi faccio vedere come possiamo scolpire ai massimi livelli il nostro corpo, quindi preparatevi per una nuovissima challenge. Martedì c'è una challenge, ma con questo non vi ho detto tutto. Il grosso evento della prossima settimana sarà per l'appunto mercoledì 20. C'è una nuova challenge, ragazze. Avete superato magari il fit test, avete superato la marathon, ci sono stati la 1 minute challenge, 360 challenge, abbiamo fatto veramente challenge estreme per dimostrarvi che siete in grado di superare voi stesse, quindi non bisogna avere anni di fitness alle spalle, preparatori, atletici, basta credere in voi stesse e fare il lavoro in modo continuativo e costante. Beh, c'è a nostro supporto per dimostrare quanto valete una nuova challenge. Mercoledì 20 ci vediamo sempre alle 10, come l'appuntamento di martedì e gli altri giorni, con la Round 10 Marathon. Allora, queste parole sono significative. Round 10 Marathon. Allora, da marathon capiamo che è una maratona, quindi è intensa, ok? Quindi andrà nella sezione live extreme, quindi allenamenti estremi. Potrete sostituirla sia la giornata di potenziamento che di cardio. Tra l'altro la challenge appunto SOX Workout è potenziamento, ok? Quindi questo lo specifico sempre, così riuscite a fare le vostre sostituzioni in giornata di potenziamento e cardio. Questa challenge sarà un sostitutivo sia cardio che potenziamento, perché vedrete che lavorerete in tutti i modi possibili. Pensate bene sul significato round 10, quindi lo sentiamo pronunciare nell'ambito del box, della box, del pugilato. Cosa vorrà dire nell'ambito del fitness? Questa è una domanda più che lecita a cui riceverete risposta se vi sintonizzate pronte con la vostra divisa a palestra, tanta 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 energia, mercoledì alle ore 10. Non preoccupatevi, perché se siete iscritti al programma completo potete vedere sempre il replay. Se non fate parte del programma completo e volete accedere a tutte queste lezioni, mi raccomando, iscrivetevi. Qualsiasi dubbio, domanda, curiosità, info@aliceveglio.com. Ci vediamo poi con un altro appuntamento open, ed è l'ultimo appuntamento della programmazione che troverete appunto nel quadretto che ho preparato per voi nella piccola grafica che pubblico all'interno del gruppo Bright & Fit Community. Venerdì 22 andremo a fare un nuovo aperifit, quindi mi raccomando, questa sera non l'ho detto quando abbiamo iniziato la diretta perché era giusto dare lo spazio a Gianmario Governato, al dottor Gianmario Governato, però pubblicate quello che avete scelto questa sera. Io oggi ho pubblicato una ricettina delle mie focaccine ripiene, che è, a me piace tantissimo, però è una ricetta mia, quindi non è giusto che sia io a dirlo. Fatemi sapere che ricetta avete scelto questa sera appunto per accompagnare questo aperitivo in compagnia mia e del dottor Gianmario Governato. Quindi venerdì prossimo ci sarà una nuova opportunità per passare un aperitivo in compagnia, quindi con il format Aperifit che ormai ha spopolato l'interno del web, e andremo a parlare di un altro argomento molto richiesto, ovvero tutta la verità sulle etichette nutrizionali. Vi è mai capitato di andare al supermercato, prendere un alimento, leggere dietro e dire boh, starò acquistando una cosa buona, una cosa cattiva? Oppure vedete il paragone tra i prezzi, uno costosissimo e uno poco costoso, guardate le etichette nutrizionali, vi sembrano uguali, non riuscite realmente a capire se state acquistando un marchio o qualità. Beh, tutto questo non avrà più alcun tipo di segreti, perché ci sarò io in compagnia comunque di qualche alimento, qualche slide dimostrativa, in modo tale che possiate avere le competenze pratiche per andare al supermercato e dire la vostra sui prodotti e assolutamente saper distinguere tutte quelle che sono iniziative di marketing per le quali non vale la pena spendere i nostri soldini e quali forse invece sono anche sinonimo di qualità. Quindi tutto questo con il prossimo Aperifit, quindi venerdì prossimo sempre alle ore 18. Io sono qui, pubblico, vado a divulgare quante più informazioni possibili per diffondere consapevolezza, verità e protocolli efficaci tra quante più donne possibili.
Mi raccomando, ragazze, io quindi vado in chiusura, vi ringrazio per essere state presenti questa sera, vi ringrazio per i vostri commenti bellissimi, ragazze, siete dei raggi di sole nella mia giornata. Grandi, grandi, grandi ragazze, grazie per i vostri commenti, per il vostro incoraggiamento, per insomma la vostra gioia nell'intraprendere questo fantastico percorso nuovo con me. Quindi ragazze, prossimo appuntamento, ci vediamo domani mattina alle ore 10 con un allenamento gag, quindi gambe, addominali e glutei. Vi aspetto domani mattina live, quindi con una sessione di allenamento elite, quindi privata, all'interno del mio programma completo. Vi mando un bacio grandissimo, mi raccomando, dubbi, domande e curiosità, scrivete info@aliceveglio.com. A presto, ciao ragazze!